le speranze di una delle due compagini di raggiungere la finale sono ridotte al lumicino dopo la sconfitta netta subita nella semifinale di andata. Tuttavia il calcio riserva sempre delle sorprese e chissà che questa non sia una di quelle occasioni. E quanto sperano naturalmente i numerosi fan accorsi oggi sulle tribune a sostenere la loro squadra. Vogliono crederci, anzi devono crederci, perché il calcio è anche speranza ed entusiasmo. I tifosi della Lazio sono famosi per il calore e non perdono occasione per dimostrare questa passione. Si va in scena, tra poco, per decidere chi andrà a giocarsi il titolo. Questa gara riparte dai gol di differenza che ha prodotto l'andata. È un risultato che ci garantisce quantomeno una partita tirata e piena di emozioni. Non sarà facile da ribaltare, Fabio, ma questo è lo scenario ideale per le imprese. Non sono certo le partite anonime che ti fanno entrare nella storia dello sport. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. La Lazio ha perso fuori casa nell'andata di questa doppia sfida. Un risultato che rende l'eliminazione quasi certa, a meno di una rimonta che avrebbe veramente dell'incredibile. Cerca cross. Ottima pressione lassù. Va al tiro. Primo tentativo dell'incontro. Decidono di giocarla all'indietro. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Mette in mezzo il traversone. Spazza via. Lungo passaggio in avanti. Sicuri in fase di palleggio. Hanno spinto immediatamente sull'acceleratore. Occhio al tiro! Fuori di poco, sfortunati qui. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Prova con la palla lunga. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Scodella in avanti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Sulla fascia, in profondità. Cercano l'azione veloce. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La Lazio non riesce ancora a mettere a frutto il suo dominio del pallone. Cerca il numero. Riceve il passaggio. Chance per tirare. E c'è il gol della Lazio. E si è inventato una conclusione violentissima. L'ha fatto sembrare facile, ma questo gol nasce da una potenza che non tutti hanno nelle gambe.
hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Può andare in rete, può provare. Ha colpito con grande rapidità. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. La mette sulla fascia, palla lunga a cercare il compagno in avanti. La Lazio al calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso, ancora una scorrettezza gli mostrerà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti, la partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. La Lazio al calcio di punizione. Vediamo se può... Occhio alla... Il portiere si oppone. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Buon intervento difensivo. C'è la palla lunga in avanti. Si libera la grande. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Sbattono ancora contro la difesa. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. C'è il cross. E il portiere la fa sua. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Pallone lungo in verticale. Arriva il duplice fischio dell'arbitro, si chiudono i primi 45 minuti di questa semifinale. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Dopo il risultato dell'andata partivano sfavoriti, ma stanno facendo la partita giusta. Se continuano così potrebbero riuscire in quella che sarebbe veramente una grande impresa. La Lazio esce dal campo con l'unico gol della partita a referto in una gara tesa ma comunque emozionante. Ancora tutto da decidere. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finale. Decide di spedirla dall'altro lato. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Bella apertura. A sinistra con il passaggio. Pallone in mezzo. Decide di non rischiare.
e va a colpire di testa. Preferisce il retropassaggio, riesce ad intercettare, lungo passaggio in avanti. È davvero una bella serie di passaggi questa. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. La allontana con forza. Un'altra azione in copertura. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Lungo pallone in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E trova bene il compagno. Palla intercettata. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Il portiere la spedisce su. Mostrano un buon controllo del gioco. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Cross in arrivo. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ottima giocata. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi. È necessario. Proprio così. Scodella in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ottimo il fraseggio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non può. Occhio al tiro! E il pallone in rete! E la Juventus pareggia. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. E si riparte con due gol di vantaggio. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. E trova il compagno. Lancia il pallone in avanti. Occasione per il contropiede. C'è la palla lunga in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Provano a partire in velocità. Arriva nella tre quarti avversaria. Passaggio smarcante. Attenzione al tiro. E c'è il gol della Juve. E adesso possono tornare a controllare il match. Segna quindi la seconda rete in questa competizione.
Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. L'estremo difensore la calcia lunga. Scatta verso il pallone. E passa. Prova il cross. Spazza via senza fronzoli. Libera al momento giusto. Ecco il fischio finale. Finisce qui la loro avventura. Un verdetto evidente, 2 partite perse entrambe. Mi sembra che insomma ci sia stata una chiara differenza fra le 2 squadre in campo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca?